Cristian, serata perfetta, una vittoria che ci voleva, dai. Ma sì, abbiamo fatto cioè, quello che dovevamo fare, perché era importante vincere oggi. Perché dopo la prima partita in casa contro il Riga, che abbiamo fatto 1-1, poi abbiamo perso 3-0 lì in Turchia, oggi non potevamo sbagliare. E poi siamo stati bravi perché da subito siamo entrati in partita. Poi abbiamo portato il risultato a casa e questo ci dà ancora soddisfazione. Esatto, siete andati proprio con l'atteggiamento giusto e avete messo proprio la partita sul binario giusto, no? Questa è proprio la percezione guardando il Ah match di 90 sì, minuti. perché sapevamo che squadra avevamo ad affrontare, una squadra tosta, e noi dovevamo essere bravi a stare compatti insieme dal primo fino all'ultimo minuto, così è stato, quindi andiamo a casa contenti e pensiamo subito alla prossima partita. 3 punti che vi fanno rientrare, diciamo, nel girone, che è ancora lungo naturalmente. E una prestazione assolutamente positiva, direi, per tutto il gruppo. Per te è arrivata anche la rete personale. Ah, cioè, io ho fatto quello che dovevo fare, cioè, ho fatto il mio lavoro, cioè, cercare di aiutare la squadra vincendo le partite, così è stato oggi. E poi il più importante per me è il lavoro di squadra che si è fatto, perché abbiamo fatto 3 gol, quello che era difficile anche per noi in queste ultime partite, e poi non abbiamo preso gol, un'altra soddisfazione per la difesa che ci dà ancora più forza e dobbiamo essere bravi a continuare così. Senti, 800, un migliaio di tifosi presenti venuti da Firenze e anche in Scozia per darvi una mano e sostenere. Cioè, non mi aspettavo così tanti tifosi da parte nostra, però è sempre bello, anche perché loro erano tanti, però anche i nostri tifosi sono fatti sentire, e li ringraziamo per questo sostegno che ci hanno dato dal primo minuto fino all'ultimo e speriamo di dare più soddisfazioni nelle prossime partite. Ci si gode questi 3 punti che fanno bene alla Fiorentina, a voi, ai tifosi, al club e poi ci sarà, no, da preparare un'altra sfida, lunedì sera ci Ma sarà sì, un'altra gara difficilissima contro la Lazio. sarà una partita importante come le altre, perché tutte le partite che giochiamo sono importanti. Dobbiamo essere bravi a resettare tutto, tornare con i piedi per terra e pensare alla partita di lunedì. Sei un titolarissimo ormai, te lo sei guadagnato. Ah, bravissimo, non lo so, cioè, decide il mister. Io quando mi chiami in campo io cerco di fare quello che mi chiede. Oggi sono contento perché ho fatto gol, ho aiutato la squadra e per me è la cosa più importante. Bravo, complimenti. Grazie. Sì, eravamo alla ricerca di una serata come questa, una serata dove nel momento in cui dobbiamo tirar fuori qualcosa di diverso siamo capaci di farlo. Abbiamo fatto gol con gli attaccanti, abbiamo fatto gol con un centrocampista. Abbiamo approcciato in maniera feroce la partita perché, come avevo detto in conferenza, era una partita che richiedeva questo, avevamo bisogno di punti, in questo mini torneo di iniziare a dare un'accelerata e siamo stati bravi a proporlo. Non era facile anche perché l'ambiente si è fatto sentire soprattutto all'inizio del match. Siete stati bravi a mettere la partita sul binario giusto, almeno questa è l'impressione guardandola. Ma io sono convinto che il secondo gol, cosa che in questo primo periodo poche volte siamo riusciti a fare, ti indirizza le partite. Quindi chiudere sul 2-0 il primo tempo è stato davvero importante. Poi siamo stati bravi a fare il terzo, a cercare di amministrare. E siamo felici perché è una vittoria soprattutto lontano da Firenze che mancava da tanto tempo. Prestazione ottima da parte dei ragazzi e adesso ci prepariamo per il campionato, quindi partite tutte ravvicinate, gioiremo per poco tempo, ma questa ci servirà, è una cosa che ricercavamo e siamo stati bravi a ottenerla. Una vittoria che fa bene, no? Che fa bene alla Fiorentina. Sì, diciamo una vittoria che ci tira fuori un pochino i brutti pensieri che ci stavamo facendo, perché magari non arrivavano i risultati che volevamo, però una grande prestazione, una grande vittoria, molto molto bene. Magari no, i risultati non arrivavano, ma cioè, ci sono state varie circostanze, forse della verità, che hanno un po' condizionato, diciamo, il cammino di Fiorentina, se bisogna essere proprio sinceri, ma questo ormai speriamo sia acqua passata. No, esatto, è proprio per quello che ci stiamo facendo delle domande, perché comunque se andiamo a analizzare le partite che abbiamo perso e noi le abbiamo analizzate, comunque gli errori erano veramente minimi, quindi avevamo sempre grande fiducia in quello che facciamo perché sapevamo che
veramente abbiamo perso le partite per tanti errori individuali di disattenzione, di poca concentrazione, di cali di concentrazione durante la partita, quindi sapevamo che mancava poco. A Bergamo penso che abbiamo fatto un'ottima partita, purtroppo persa per un episodio, però combattuta contro la prima in classifica, e quindi siamo venuti qua con fiducia, con lo stesso spirito, e siamo stati più concreti perché comunque abbiamo sbloccato la partita subito, e questo diciamo ti facilita. L'avete messa anche sul binario giusto, se ne parlava anche con il mister prima, con il giusto atteggiamento, vittoria corale, e poi è arrivata anche la rete di Jovic che comunque fa piacere. Sì, tutto sta nell'indirizzarle queste partite, perché non sono mai partite semplici. Una squadra loro che qua in casa soprattutto mette tanto agonismo, tanta forza fisica, tanto ritmo, quindi non è semplice. Poi siamo stati bravi a sbloccarla e l'abbiamo indirizzata. E poi, esatto, come hai detto tu, è una partita importante anche per magari qualcuno che stava perdendo un pochino di fiducia, che invece Luca ha fatto una grande partita, ha fatto un grande gol. Lo stesso Gollini ci ha evitato un gol, Terzi ci ha fatto l'assist, è entrato Ale Bianco, è entrato Zurco, è bene, sono quelle partite dove tutto va per il verso giusto, sia a livello di squadra che a livello individuale. Senti, a fine partita siete andati poi a godervela insieme, diciamo, ai tifosi che sono venuti qua a sostenervi. Sì, andiamo come a Istanbul a prendere i fischi, è giusto anche andare a prendersi un po' gli applausi. No, noi andiamo sempre a goderla insieme a loro, e poi andiamo sempre anche in caso di risultati brutti, perché comunque loro fanno tanti sacrifici per la Fiorentina e noi comunque dobbiamo sempre ringraziarli a prescindere. Se poi faccio una serata come questa, ci piace anche condividerla con loro, quindi siamo molto contenti, ma loro sono sempre stati dalla nostra parte con noi, quindi per noi è stato molto importante. Dalle sue parole si capisce che sei un gran capitano e lo sei diventato, pian piano lo sei diventato veramente con personalità. Vi ringrazio, spero di continuare così, dai. Ci vogliamo togliere soddisfazione e divertire. Purtroppo poco tempo, perché lunedì già c'è una partita tra l'altro molto difficile, però partiamo da un vantaggio che giochiamo in casa, quindi siamo contenti. Bravi, complimenti. Grazie.